porto di Fano, 6:30 della mattina. Ad una le 39 vongolare rientrano in banchina e scaricano sui bancali il loro prezioso carico, 40 sacchi da 10 kg l'uno circa per ogni imbarcazione, cosa che si ripete per 4 volte alla settimana tutto l'anno. Ma la grossa novità dal 1 di gennaio è l'entrata in vigore della deroga della Comunità Europea fino al 2019 che abbassa per l'Italia da 25 a 22 mm la taglia per la raccolta delle vongole nostrane, cioè quelle pescate liberamente. Una vera boccata d'ossigeno per un settore importante della marineria fanese. Questa normativa nuova che adesso è andata in vigore dal 1 di gennaio, sì, nel mercato dovrebbe avere degli sviluppi positivi, speriamo che vada bene, insomma adesso la differenza, c'è la differenza di quota, che prima da 6 quintali siamo passati ai 4 quintali. Insomma, con questa nuova misura vi dà delle opportunità economiche in più? Sicuramente il mercato diventa più facile, più semplice, è meno rischioso per il commerciante, per cui le previsioni sono di una maggiore commercializzazione del prodotto e quindi di una vendita maggiore. Con questa possibilità che ci hanno dato, da poter portare a terra le vongole da 22 mm, possiamo portarne in terra di più e le altre che rimangono in mare crescono. Oltre che una grossa opportunità, possiamo riprendere tutti i mercati, tutte le pescherie che non le compravano più, perché se c'era una vongola sotto misura rischiavano 4.000 euro di multa. Si pensa sempre che il vongolaro, diciamo, rovina, invece noi non roviniamo assolutamente niente, anzi noi cerchiamo sempre di tutelare il mare, dove c'è molto novellame non ci peschiamo e lasciamo le zone interdette proprio per questo fatto qui. Questi 3 anni saranno anni di studio e di valutazione e di importanza strategica per le Marche, dato che un terzo del prodotto che l'Italia immette sul mercato proviene dalle Marche e dalle sue 221 imbarcazioni. Oggi la normativa comunitaria, ma la stessa Commissione europea si è accorta che così si stava mettendo in difficoltà un po' tutto il settore, un settore che voi capite per la nostra realtà è importantissima, è stata un po' la riconversione di quella che storicamente era la pesca a strascico, oggi è la pesca delle vongole. Ci permette di evitare sanzioni pesantissime anche con le norme introdotte nell'agosto 2016 con la depenalizzazione, con norme che si sono triplicate, sono arrivate fino a 75.000 euro in caso di presenza di prodotto sotto misura. Questo di fatto impediva qualsiasi attività. Molte aziende della grande distribuzione avevano tolto dal loro listino le vongole, perché soprattutto la vongola autoctona, la vongola nostra che non è d'allevamento, perché era un rischio molto alto.